non ha mai pensato d'essere speciale, ha fatto una capriola proprio qualche giorno fa, evoluzione splendida, perfetta nello stile, un gesto di particolare forza e intensità, chi la guardava ha detto che sarà una ballerina straordinaria. Padre sempre lì seduto nelle prime file, si crocciolava il mormorio di tale critica, spingendo con lo sguardo il movimento di Beatrice, con un sorriso di dissimulata autorità, pensava insieme agli altri che sarà una ballerina straordinaria. Tra la folla un impresario la vide rotiare e ne rimase impressionato, pensavo di scritturare quel fenomeno grazioso nella compagnia teatrale, poi un giorno disse lui, ci sarà un balletto dedicato solo a te, in me che non si dica tu diventerai una star, te lo garantisco, la tua vita cambierà. Lei che non pensava in alcun modo di stupire e non aveva desiderio di notorietà, si rigidì davanti eccesso di attenzione e si rinchiuse in camera a guardare la TV, non farà più capriole il suo malgrado forse per l'eternità. Tra la folla un impresario che la vide rodeare e ne rimase impressionato, pensò di scritturare quel fenomeno grazioso nella compagnia teatrale, ma Beatrice non farà più capriole suo malgrado per l'eternità, no, no, Beatrice non farà più capriole suo malgrado per l'eternità. Come dire?